Every morning, Pino Maniaci, journalist and owner of TV station Teleato, is escorted by the police from his home to the local coffee bar. Pronto? Since 2008, this has been his daily routine. In July of that year, he had been attacked by a member of the mafia. Here, Maniaci gathers with his family and talks over the schedule for the day. Every day, Teleato broadcasts a two-hour-long news show on the corruption and intimidation in the local community and the neighboring villages. 2 hours of naming and shaming. Partenico is a small town in the heart of mafia territory. This is the base of Teleato. Piazza Municipio, forza! Giovanni! Teleato Notizia is produced by Pino Maniaci, his wife and 3 children. His son Giovanni does the technical support and his daughter Letizia is the reporter. Together with a team of volunteers, they make the daily broadcast possible, every day at 2 in the afternoon. Two larger-than-life portraits hang from the wall, Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, the 2 magistrates who died in 1992 in attacks orchestrated by the mafia. Falcone e Borsellino ovviamente sono 2 eroi siciliani conosciuti in tutto il mondo, sono 2 giudici che hanno dato la vita per cercare di liberare questa terra dal cancro mafioso e sono stati quelli che hanno portato centinaia e centinaia di mafiosi all'interno delle patrie galere e alla sbarra per farli poi condannare. Sono stati uccisi proprio perché hanno avuto il coraggio di toccare quel terzo livello che è la mafia con la politica e lì ovviamente è un livello molto pericoloso. Questa terra è la terra dei paradossi, la terra delle bellezze architettoniche, del sole, del mare, ma nello stesso tempo la terra di mafia. E così è iniziata questa esperienza che semplicemente era un voler raccontare il territorio, un voler fare un telegiornale che raccontasse i paesi dove arriva Teleato, e quindi Corleone, Partenico, Borgetto, Cinisi. E da lì abbiamo iniziato a cavalcare appunto con la schiena dritta, quello che dovrebbe fare il giornalismo in Italia e che purtroppo invece non fa, questo vasto territorio di copertura di Teleato e raccontare quello che c'era, la mafia, l'inquinamento ambientale, la disperazione della gente, e da lì è iniziata questa avventura. Vedi, in questa bellissima e maledetta terra, come la chiamo io, è la normalità che non è normale. Nei giorni scorsi vi abbiamo già dato notizia di quello che succede, della pressione che i mafiosi esercitano sui commercianti locali. Vediamo questi malavitosi locali, questi che si atteggiano, che si annacano, che scendono in piazza. Questi palestrati pomposi che continuano a minacciare, che si fanno trovare molto spesso in determinati bar, vicino a dei cantieri, che vanno a bussare e a chiedere o mandano i loro affiliati. Fino a venire si inizia a diventare un problema della mafia appena ha un microfono nelle mani, perché incomincia a denunciare tutto quello che c'è da denunciare. Pino Maniaci ha un mezzo per poter aprire una guerra, una battaglia, e quindi l'abbiamo iniziata su tutti i fronti.
This morning, Maniaci has a meeting with a group of entrepreneurs and shopkeepers who have organized themselves into the anti-pizzo movement. They no longer want to pay the extortion money to Cosa Nostra. The anti-pizzo movement is growing, and now more and more people have dared to stand up against the mafia. L'associazione anti-racket è un'associazione formata da un gruppo di imprenditori locali di Borgetto, Partenico ed alcuni comuni del comprensorio, nata con lo scopo specifico di dire no alla mafia, di dire no al pagamento del pizzo e ad ogni altra forma di criminalità organizzata. Quando è venuta la mafia a chiedermi il pizzo ho avuto molto paura. Sicuramente no, ho fatto due giorni di non dormire la notte, nel senso avevo questo pensiero. Però poi ho detto no, non pago il pizzo. E sono venuti a farmi degli attentati. Mi hanno bruciato la macchina e il portone di casa. Ehi, dico a te. Sì, proprio a te che stai guardando questo video. A te che come al solito fai finta di niente. Giri la testa e guardi da un'altra parte. Fai finta di niente quando licenziano mia mamma perché aspetta il mio fratellino. E fai finta di niente quando bruciano il negozio del mio papà perché non ha pagato il pizzo. Il pizzo non esiste, vero? All'inizio eravamo pochissimi, mi sembra che eravamo 3 o 5. Poi si è sparsa la voce nel nostro comprensorio, tanto che alcuni imprenditori vennero a cercarci e quindi da 5 diventammo una decina. Tu paghi il pizzo e ti metti a posto e dormi sereno e tranquillo. E poi tutto assieme ti alzi la mattina dopo che tu non paghi il pizzo e magari ti fanno degli attentati intimidatori, delle lettere intimidatorie. Ti alzi e dici basta, ci vuole coraggio a fare questo. Continuerai a far finta di niente. Parli con gente che fa finta di niente. Ascolti politici che fanno finta di niente. Leggi giornali che fanno finta di niente. Guardi una TV che continua a far finta di niente. Perché tutto questo in Italia non esiste, vero? La mafia non esiste, vero? Ehi! Dico proprio a te che continui a far finta di niente. È anche colpa tua se il mio futuro si ferma a 8 anni. Today a soccer tournament is organized by Libiato, the anti-pizza organization. Together with teams consisting of policemen and members of the Ministry of Justice, they want to raise awareness for the entrepreneurs who dare to withstand the mafia by not paying the pizza. The supporters are children who follow special projects at school on the mafia and its influence in local society. Progetto ministeriale Sport e Legalità a cui hanno aderito Liberiato e Peleiato. Addirittura in campo con il numero 10 per la squadra. The mayor of Partenico, Salvador Biondo, joins the team of Libiato. He explains the importance of the event. È importante perché è un modo di stare tutti insieme, è un modo di ricordare Falcone e Borsellino. Questo è un momento di socializzazione con tutti, col mondo della scuola, per far capire che di legalità, la legalità è la cosa fondamentale, bisogna continuare su questa strada, questo è un modo per stare tutti insieme e per dire no fortemente alla mafia. Alfredo Borsellino, son of Judge Paolo Borsellino, is also present at the tournament. Tutta questa zona ha bisogno di una presenza costante, importante, di giornalisti indipendenti come Pino Maniaci. Pino Maniaci è la sua televisione, per cui dobbiamo tutti molto a questa realtà televisiva. È storia e cronaca che tante volte sia stato per la prima volta
teleiato a denunciare, a segnalare forti infiltrazioni mafiose in alcune attività imprenditoriali della zona. L'ironia li fa incazzare. L'ironia a me personalmente serve anche per scacciare la paura. L'ironia serve soprattutto a denigrarli, a farli apparire agli occhi della gente come direbbero loro stessi, non dummiscato con niente. Pagare il pizzo e pagare il racket significa foraggiare quelli che sono i mafiosi, questi nullatenenti che camminano per le vie del paese con i SUV, quei macchinona che non fanno niente, che bighellonano dalla mattina alla sera. E ovviamente continuiamo a dire: non pagate il pizzo e andate dalle forze dell'ordine a denunciarli. Molte denunce li vengono a portare a noi, poi ovviamente noi li giriamo alle forze di polizia per le indagini. Quindi loro sanno che hanno i riflettori puntati addosso da questa emittente. Oggi ti posso dire che il territorio di Partinico e dintorni, grazie alle operazioni delle forze di polizia, non c'è un mafioso emergente. Ci sono quelli che io definisco quattro scassapagliari. But what in fact is the mafia, this complex organization that has been a part of Sicilian life for so long? And how has it evolved in recent years? E allora la mafia fino ad alcuni anni fa era tutto, era politica, era oppressione, era potere, era tutto, dirigeva tutto. Il sangue di Falcone e di Borsellino hanno prodotto una nuova mentalità, una nuova cultura. La vecchia mafia di quel tipo che dirigeva tutto anche senza farsi vedere, ma ostentava un perbenismo o pseudovalori, oggi è quasi scomparsa. Mafia è camaleontica, che tra l'altro l'essenza di Cosa Nostra, diceva mio padre, è proprio quella di sapersi mescolare, intrecciare all'interno delle istituzioni. Purtroppo in Sicilia la mafia è anche quella della porta accanto. No, non mi interessa che sono tagliato. Il problema è che voglio un genere. Ma quella mafia, ormai non viste la mafia. Dicono sempre mafia, ma io non ne vedo mafia. So how do you fight this invisible enemy? And where does Meliacci get his motivation for fighting the mafia and being a voice of the people? Pino Meliacci nasce studente, mio padre voleva che continuassi gli studi, sono arrivato al quarto anno di medicina, ho dato 22 materie e poi non mi sono più laureato perché mi sono perso strada facendo. Una brevissima esperienza nel campo dell'edilizia, molto breve, di qualche mese, fallimentare perché non era cosa mia, e poi nel 1999 mi viene data questa opportunità di rilevare Teleiato, che stava chiudendo perché è fallita, che mi ha dato la possibilità, da sempre ho avuto sempre il pallino della televisione, di appunto avere uno strumento per poter realizzare quello che era il mio sogno, e cioè raccontare un territorio con tutti i suoi problemi. Lo guardo perché comunque è la voce dei cittadini, è la voce nostra, è la voce della comunità, e non è un caso che la mattina o nelle piazze o nei bar o nel posto di lavoro si discute sempre e solo: ma guarda Pino Meliacci che ha detto ieri, ma questa notizia è vera, ma questa notizia non è vera, ma guarda che ha fatto, ma ha detto una cosa in anticipo, ma come fa a sapere Pino Meliacci tutto se l'abbiamo discusso 3-4 persone nel chiuso di una stanza? Ha le microspie, ha le cimici, ha un non lo so quale tipo di sistema di intelligence satellitare, riesce a sapere sempre tutto in anticipo. Pino Meliacci, hai rovinato un paese. Mamma mia. Pino Meliacci receives his threats in a variety of ways. This graffiti in Partinico being just one example of such a threat. Cosa vuol dire? Ma perché l'hanno scritto? Non lo so. Non lo so, persone che magari non lo possono vedere a Pino. E perché non lo possono vedere? Magari perché dice a volte la verità. 17 luglio 2008. A Partinico, un nuovo atto di intimidazione mafiosa contro l'emittente Teleiato.
incendiata una delle macchine dell'emittente parcheggiata sotto la sede della televisione. Pino Magnaci dichiara: non ci faremo intimidire e continueremo a fare il nostro lavoro, a fare informazione libera su questo territorio. Da lì poi abbiamo visto che eravamo sulla buona strada, perché raccontando questo territorio così com'è abbiamo avuto le prime intimidazioni con gomme tagliate, vetri spaccati, macchine bruciate. Qualche volta ci sono stati dei cali, diciamo, nella nostra famiglia, quindi può capitare di pensare che magari buttare la spugna sarebbe la cosa giusta, ma sono soltanto momenti, perché poi ti rendi conto che non è così. La cosa giusta da fare è continuare e non dargliela vinta. Nel 2008 ho avuto una lite con il figlio di un boss mafioso, semplicemente perché abbiamo fatto demolire 5 enormi stalle abusive di proprietà del padre. E il padre Vito Vitale, un boss di rango condannato a diversi ergastoli per diversi omicidi commessi in questo territorio. Le stalle della vergogna, dopo, possiamo dire, tante tribolazioni, finalmente vanno giù, e quello che poteva essere considerato il monumento dell'illegalità oggi, diciamo, fa spazio a quello che dovrebbe essere il riscatto per il paese di partenza. E dopo aver fatto demolire queste stalle che rappresentavano il simbolo del potere mafioso e della prevaricazione sul territorio, costruite, pensa, in un antico borgo del Settecento, completamente distrutto e devastato da questi mafiosi, il figlio lo stesso giorno mi cercava in giro per la città per cercare di fottermi. Mi incontra in una strada laterale al corso dei Mille, al principale corso, siamo all'imbrunire quasi di sera, mi blocca in macchina, mi riempie di botte e cerca di strangolarmi con la mia stessa cravatta, non riuscendoci, semplicemente perché mio papà mi ha insegnato il doppio nodo. Pino, ma è vero che sai farti un nodo alla cravatta che non sa fare nessuno? No, non è vero che non lo sa fare nessuno. Noi, io faccio il doppio nodo come lo fanno in tanti. È speciale? Però è un nodo speciale, perché è un nodo di cravatta che viene preciso. Per non farci strangolare. Per non farci strangolare. Ma come ti è servito in passato? Mi è servito perché, diciamo, il doppio nodo, io l'ho definito così, il doppio nodo ti salva la vita. Nel senso che una volta che non diventa scorsoio, mi è servito perché il figlio di un boss mi voleva strozzare con la cravatta e l'ho preso in culo. Gli è rimasta la cravatta in mano. Bentrovati con l'odierna informazione di Teleiato Notizie. Nonostante i calci, i pugni e l'aggressione, come vedete, Pino Magnaci non demorde e stiamo andando in onda nonostante i lividi. E da lì poi, diciamo, che è successo che sono finito sotto tutela e tante altre cose. La nostra dichiarazione è stata semplice: non mi avete fatto un cazzo, anche con l'occhio pesto sono andato in onda. Se ci dovete fermare, dovete avere il coraggio e le palle di guardarci negli occhi e spararci, altrimenti noi andiamo avanti. Siamo andati avanti, sono continuate le intimidazioni con le macchine bruciate, con le gomme tagliate, i vetri spaccati, e non ci siamo fermati e non ci fermeremo. La mafia è sempre forte, però non è più organizzata come una volta. Vanno in ordine sparso, anche perché hanno subito tante batoste da parte dei magistrati, da parte delle forze dell'ordine e da parte delle denunce degli imprenditori, e quindi sono un po' disorientati, non hanno il tempo di riorganizzarsi, e questo è il momento opportuno per continuare a lottare fortemente contro di loro. At first sight, the anti-mafia sentiment seems to be the dominant feeling in the people of Partenico. But is this really true?
When we visit a family at their home, we hear a different story about Pino Maniaci. Pino dice a tutti per DM. E non è giusto che lui alla gente la prende per DM. Ma non perché sono mafioso o non sono mafioso, che poi sono cose sempre da provare se sono vero mafioso, come dice lui. Però lui, quando riesce a qualcuno per mafia, la prima cosa è PDM, PDM e PDM. Esagera troppo, e siamo tutti, sono tutti mafiosi, figli di boss, genero di boss, insomma. A me piace lui come giornalista, però esagera un po' tanto, come Pino. PDM. Che cosa vuol dire? Pezzi di merda. Ah, pezzo di merda, PDM questo vuol dire. Come giornalista però... è forte a coraggio, che coraggio ha da vendere, però ce va molto pesante. È giusto che una persona che prendono per mafia si sconta il suo carcere, se fai sotto 8 anni, 10 anni, 15 anni, dopo che esce è giusto dargli la possibilità di farsi una vita, no? Con lui non esiste, lui ci sta sempre addosso. Siamo in un paese purtroppo di 35.000 abitanti, ci conosciamo tutti, mica siamo in una città enorme, perciò che non ci conosciamo, cioè la maggior parte conosciamo tutti. L'effetto è quello, sai, l'emozione c'è, vedere quella persona come gli ultimi arresti che c'erano anche amici miei. Che... Talking about the mafia is acceptable, but getting your friends and relatives condemned is something else entirely. Il partito è migliorata con delle iato? Ma sempre uguale. È sempre uguale. Cosa cambia? Perché? Sempre una cosa. Dicono, tipo, come con noi la mafia, uccidiamo la mafia, però tempo che passa è tipo come un'erbetta che cresce sempre. Quindi è sempre uguale. Non serve a niente. Anzi, più si va avanti, più si va a peggiorare. Tutti d'accordo? Sì. Non è Taleato che può sterminare la mafia. Apart from being a journalist, Pino Maniaci is becoming a well-known activist who is asked to speak at various events. L'illustrissimo giornalista di Teleiato. Like this one in Palermo, in front of the Palace of Justice. Pino Maniaci. Here the killings of Falcone and Borsellino are commemorated. Quella politica che ancora continua a colludere con la mafia sono dei pezzi di merda. Perché io ripeto che non si potrà vincere mai la lotta alla mafia fin quando non si taglierà quel cordone ombelicale che lega fortemente la mafia alla politica e che ancora oggi è presente. La mafia non si combatte soltanto con l'intervento di militari, forze dell'ordine o magistrati, ma si combatte con la cultura e con la capacità di raccontare la verità. Da sola le manifestazioni, le forze dell'ordine, i magistrati non bastano, perché rimane una grande palude, rimane una grande zona d'ombra, di silenzio, che non è mafiosa, ma che comunque ha, rispetto alla mafia, un atteggiamento di disponibilità, di connivenza, che spesso si gira dall'altra parte e non è disposta a battersi all'aperto. Pino Maniaci, per esempio, è un modo che riesce a creare grande interesse attorno a questi temi, per esempio nei giovani, nelle persone che non hanno una grande cultura, ma che poi soprattutto rompe un meccanismo che ha fatto diventare forte la mafia, cioè quello della paura e del rispetto. The constant pressure that Pino Maniaci and his family are working under is taking its toll. Pino is getting tired, and this raises the question of who will continue his mission when he retires. Questi pezzi di merda sono capaci che una volta che non riescono a piegare quello che è la testa, cercano di fotterti attraverso l'anello debole e quindi sai benissimo che capita anche le minacce ai figli oppure le macchine incendiate. E il problema è che li ho educati talmente bene che ormai anche loro mi vengono dietro e quindi non hanno intenzione di mollare di un centimetro. E questo ovviamente mi fa molto piacere. Taleiato è sempre un momento difficile perché si corre sempre, perché si saltano i pranzi e le cene, perché
Naturalmente non fai una vita come tutti gli altri, è una vita frenetica, matta, da corsa, quindi non è una vita normale assolutamente. Vedi, ormai io ho 60 anni, quindi non funziono più e ormai ho già dato. E quindi, diciamo, in un certo senso incomincio a sentire anche la stanchezza, la pesantezza di 20 ore al giorno di lavorare e incomincio magari un po' a mettermi da parte, ma non per cattiveria, ma proprio per stanchezza fisica. E ovviamente sono loro ormai che guidano, anche se, diciamo, con qualche malavoglia, ma l'idea è sempre quella di poi alla fine fare, e quindi si continua a fare. Sono preoccupato per loro perché hanno intrapreso quello che è un percorso molto pericoloso. Io sogno una Sicilia libera dal cancro mafioso, dove i miei figli o i miei nipoti domani possono vivere tranquillamente senza lo stronzo che gli va dietro la porta a chiedere il pizzo. Ci vuole tanto ancora per cambiare la nostra terra, bisognano tanti pinomaniaci, tante TV come lui e tanta gente che raccolga questo appello. È questo quello che serve fondamentalmente. Nella nostra Sicilia, dopo i fatti delittuosi che hanno visto coinvolti Falcone e Borsellino, avevamo bisogno di persone che si risvegliassero, che risvegliassero le coscienze. Pino Magliacci vive fin quando avrà un microfono nelle mani, il problema sarà il giorno in cui lo poserò, per loro diventerò un bersaglio molto più facile.